Atletico mica tanto, last minute, parziale primo tempo 3-1. Andiamo. No. 3-1 parziale primo tempo, grande impatto sulla gara della tua squadra che sta giocando davvero molto bene. Questo gol subito nel finale complica un po' le cose, ma è una bella partita comunque. Sì, è una bella partita, stiamo giocando bene, siamo stati sfortunati perché ci siamo infortunati tre di noi durante la partita, e tra cui Gottardo e Capitano che purtroppo non può rientrare perché non può spazzare la... C'è stato questo innesto di Gargiulo che sta facendo la differenza quest'oggi. Sì, è forte tecnicamente, anche se non ce la fa ancora fisicamente. Vabbè, però partita dopo partita recuperavo anche il figlio. Va bene. Grazie. Ciao. Adesso parliamo un attimo. De Michele, una battuta a volo. Sei stato l'autore del gol. Del gol, bel gol il tuo, davvero molto bello, lo vedrai anche nella sintesi. Davvero un bel gol. 3-1, ha riaperto la partita, però i tuoi compagni non ci sono quest'oggi. Cosa sta mancando? Stiamo lottando di meno, ma ce la facciamo comunque. Ah, ce la fate, quindi sì, a fine partita festeggeremo un'altra vittoria. Stefano. Sì. Stefano arrabbiato, va bene, buon secondo te. Del match Atletico mica tanto contro last minute, gara terminata 5-5, gara bellissima, molto equilibrata, siamo col migliore in campo Varriale e Conte, parliamo prima con Varriale, diciamo una partita molto bella, equilibrata, lottata fino alla fine, forse il pareggio è stato più giusto per quello che si è fatto. Sì, è stata una bella partita, combattuta ed equilibrata, peccato che noi in fase difensiva quest'oggi abbiamo peccato un po'. Sì, siete stati più volte in vantaggio e non siete stati in grado di amministrarlo questo vantaggio. Sì, ti ripeto, purtroppo quest'oggi in difesa abbiamo un po' peccato, spero di... Soprattutto nel gol finale, davvero tante responsabilità e errori in genere. Vabbè, oggi forse la difesa non è stato il nostro punto forte, però la partita ce la siamo giocata. Sicuramente. E penso che possiamo comunque continuare ad andare avanti. Va bene, Dani, ti saluto. Bocca a lui. Non c'hai i guanti, va bene, ciao. Lo vuoi il guanto? No, grazie. Conte, bella partita la tua, è un bel gol nel primo tempo, poi nel secondo hai fatto il gol del pareggio che è stato fondamentale, un bel inserimento, però la squadra anche oggi ha dei blackout inspiegati. Beh, al di là dei due gol non mi è piaciuta la mia prestazione. Potevi fare di meglio? Penso di sì, diciamo che Atletico mica tanto, è stato oggi molto atletico. Rispetto a voi, perché sì. Nel primo tempo non ci sono stati solo loro, però sembrava fossero in superiorità numerica. Nel secondo finalmente siamo entrati in partita e speravamo nei tre punti, però non è stata così. Il last minute, poi il gran finale, tu sei stato decisivo in due momenti importanti perché hai fatto il gol del 3-1 che ha riaperto un po' la gara e poi pareggiato il 5-5. Però questa squadra come mai? Che deve fare per fare l'ultimo salto di qualità, per lottare per vincere? Ma secondo il fatto che giochiamo ancora da poco insieme. Bisogna l'amalgama. Bisogna... Non so, loro erano molto forti atleticamente, cioè sì. Loro hanno corso di più. Sì. È un fattore importante quello. Bisogna migliorare la condizione fisica. Credo di sì. Vuoi fare una dedica particolare per questa tua prestazione? No, non sono fine da niente. Va bene. Okay, partonato là, diciamo, tutti quanti. Ciao ragazzi.